Vabbè, è anche vero che uno è titano che dobbiamo scannerizzare. Stavo dicendo dobbiamo scannare, sì. lo dobbiamo scannare perché lo dobbiamo scannare, però. Lo dobbiamo anche scannerizzare. Allora io volevo vedere se c'era qualche nemico qua in zona, prima di andare troppo vicino. Oddio, lì c'è un forziere viola, però. No. No. Merda. Non volevo triggerare la storia. Allora, lì c'era un forziere. Ecco, vedi, un forziere viola che potrebbe essere una nuova arma per non so chi. Ah, i forzieri li posso aprire anche col ciocobo. Calibro pesante. Quindi per Barrett. Quindi per Barrett, una bella nuova arma per Barrett. Allora, vediamo un po', andiamo avanti. Reunion. Questo è un altro degli esperimenti falliti che per colpa delle cellule di Genova viene attratto da Genova. Ah, non c'è nulla. Ma ora c'è il combattimento anche con il Midgazorm, che si è visto praticamente. Oh, ci siamo passati di sopra. Eccolo qua. E tra l'altro qua lo affronti di trama praticamente. Bastardo, è stato velocissimo. Vedi qua, mi ha dato l'arma nuova per... mi ha dato l'arma nuova per Barrett. Perché giustamente qui conviene utilizzare Barrett. Oddio, si è compenetrato. Ecco, mo brucia tutto. Che fa beta, lui aveva la tecnica beta che si poteva apprendere. Vediamo se lo dobbiamo stoppare così. No. Non so manco se lo potevamo... Merda. Ah,
si è messo sul tetto? Cioè sul, sull'albero. Giustamente il fuoco lui lo riduce. Bello, proprio liscio totale. Ce la faccio a stordirlo? Ora sì. Ok, ora si è bloccata la vita. Ultima fase. Poi dove brucia tutto. Beta, eccola, questa qua. Minchia. L'hanno fatta precisa, l'hanno fatta. No, libera Tifa. Ah, questo è quando divora un membro del party. Come lo fa, come nel gioco originale. Che lui ti faceva l'attacco che ti toglieva un membro del party. Ah, vedi, qua però invece la disputa, giustamente. Io sto toccando direttamente lui. Tecnicamente sì, è la scena che c'era anche su Ever Crisis, dove c'era Sephiroth che spunta. E lo salva. Però vedete, nel modo in cui appare, è particolare il modo in cui appare sto Sephiroth, perché sembra nuovamente la versione dei Numen, perché giustamente sta proteggendo Cloud, perché non può morire Cloud. Ecco, e qui è dove viene impalato, dove noi in teoria nella versione originale arriviamo nella palude e lo vediamo già impalato. Ecco, mentre invece qua è come se nuovamente i Numen sotto forma di Sephiroth avessero salvato Cloud, perché appunto Cloud è la parte centrale della trama, no? La plot armor.
Cioè Sephiroth rappresenta la plot armor di Cloud praticamente. Ecco, potrebbe anche essere... Allora, vedi, sì. Perché vedi, loro non l'hanno visto. L'ha visto solo Cloud. Quindi questo combattimento potrebbe anche essere stato frutto dell'immaginazione di Cloud in realtà. Perché vedi, qua c'è la classica immagine del fatto che il Midgar ormai è stato infilzato praticamente da Sephiroth. Ma questo combattimento che noi abbiamo fatto, in teoria, dato che Cloud, come gli ha spiegato anche Broden, che l'intossicazione da Mako ti causa anche le allucinazioni, potrebbe anche essere che questo combattimento in realtà, vedete che è ritornato tutto normale? E non c'è niente di bruciato, niente di distrutto attorno alla foresta. Cioè, la foresta è tornata normale. Cioè, dopo tutto quello che è successo, la foresta sarebbe dovuta essere tutta incenerita. Invece la foresta non è incenerita. Cioè, la foresta è normale. Quindi questo combattimento che noi abbiamo appena fatto potrebbe tranquillamente stare tutta nell'immaginazione di Cloud, che si è immaginato questo combattimento, anche perché magari è Genova stessa che gli fa immaginare questo combattimento. Mentre poi noi, quando siamo arrivati realmente, che Cloud dice c'è Sephiroth, ho visto Sephiroth, noi vediamo soltanto questo. E questo effettivamente è stato fatto da Genova Sephiroth, no? Che ha impalato il Midgasorm, e infatti poi c'è la famosa frase, quella did Sephiroth do this? Cioè, è stato Sephiroth a fare questo? Però, se notate, qui tutta la foresta è ritornata normale, quindi secondo me questo combattimento che abbiamo appena fatto è stato tutto immaginato da Cloud. Non è successo veramente. È stato tutto nella mente di Cloud. Se l'è immaginato sto combattimento, 100%. Quindi questo ancora riesce a rendere valida la mia teoria. Perché è una cosa particolare effettivamente questa scena, però se guardiamo anche quello che c'è attorno. Ecco, trovo forzieri nascosti. Ma già qua li abbiamo trovati. Sono uno. E una, due. Beh, questo combattimento è sicuro nella testa di Cloud. La cosa che bisognerà vedere è quali altri eventi sono nella testa di Cloud. Perché qui la cosa importante è capire quali altri eventi sono nella testa di Cloud. Oltre, ovviamente, a questo combattimento contro il Midgasorm. Cioè, quali altri eventi sono nella testa di Cloud e quali altri eventi invece sono veri? Perché questo combattimento è completamente immaginato. Ah, c'è una bacheca addirittura qua. Capitolo 3. Quindi qua comincia il capitolo 3. Se filosofo è lungo. Vedi, l'avevo detto io, il capitolo 2 era completamente basso. Cioè, era soltanto la parte esterna.
Infatti l'ho detto, sarebbe finito subito. Anche perché comunque il capitolo 2, vedete, non è durato tanto. Cioè, se non fosse stato per tutte le side quest, per tutte le cose che abbiamo fatto, cioè tu esci praticamente dalla prateria, prendi il chocobo, arrivi qua e già hai finito il capitolo 2. Quindi sarebbe durato pochissimo il capitolo 2. E beh, Costa del Sole ancora per un... ce n'è un bel po' di strada da fare. Ancora dobbiamo arrivare a Junon. Sicuramente prima di arrivare a Junon ci sarà tutta la parte aperta di Junon, pre-Junon, come quella che abbiamo visto dalla demo. Quindi ci saranno altre creature da cacciare, altre cose da fare. Vedi, invece la miniera, vedete, è praticamente un corridoio. Però ci sta, nel senso, ci sono alcune mappe che giustamente sono dei corridoi, perché giustamente sono di trama anche fatti da corridoi, perché sono proprio corridoi. Mentre invece poi tutta la parte esplorabile della world map, comunque sia, puoi bene o male girare tondo, puoi fare le attività, puoi fare le cose, quindi... Vabbè, la panchina non mi serve. Sì, ecco, vedi? Sono altri cloni o comunque altri esperimenti. Minchia. Vabbè, diciamo che comunque anche nel remake c'erano 17 capitoli, però alcuni duravano veramente nulla, mentre invece altri erano molto più approfonditi, quindi anche qui sarà la stessa cosa. Ci saranno capitoli giustamente che sono solo trama, e altri capitoli come quello che abbiamo appena fatto, alternati. Ecco, così ci separiamo. Ciao, onegai. Gomenne. Arigato. Che cucciola, Tif. Sì, poi lo rifaremo, ovviamente. Ma non subito. Quando uscirà la terza parte, annunceranno la terza parte, ci rigiocheremo Rebirth a difficile. Se c'è la difficoltà difficile, ma penso di sì. Penso che una volta finito il gioco ti sbloccano la difficoltà hard. Allora, analisi anche qua. Io ora analizzo tutto, praticamente tutto quello che si muove lo analizzo, perché ho paura che ci siano altre missioni dove devo analizzare le creature. Oh, vedi, lì c'è una materia blu. La materia blu è figa, è una materia di comando, quindi potrebbe essere una materia elementale, potrebbe essere una materia... Potrebbe essere una bella materia, anche se è troppo facile da prendere, quindi non so se... Ah, evolutiva, va bene, immaginavo. Io immagino che ci saranno comunque le... Ci saranno comunque anche gli oggetti con tre slot.
Chissà se... Chissà se effettivamente... Perché col fatto che ci sono le materie evolutive... Perché la materia evolutiva praticamente ti fa crescere di un livello la materia associata. Oh, armi per Tifa. Niente, allora non funziona. Non funziona così. Vabbè. Ciao Ale. No, non hai perso granché. Cioè, abbiamo fatto tutte cose secondarie finora, quindi. Ora ci stiamo addentrando nella trama. Tu sei debole al vento sicuro. Eccolo qua, vedi? E questa tecnicamente me la dovrebbe considerare, giusto? Yes, vedi? Già l'ho praticamente appresa. Buono, buono. Sì, sì. Cioè, faccio pausa per cena e poi continuiamo. Tra l'altro, devo anche aprire la collector box che mi è arrivata oggi. Quindi, prima ci apriamo la collector. Ci guardiamo tutto il contenuto della collector con calma e poi proseguiamo. Ah, niente, non lo posso portare in avanti. Cioè, guardate quanto sono profonde le miniere. Più che altro non vedo l'ora di montare il bambino. Che tra l'altro è enorme. È enorme. Non so neanche dove piazzarlo. Non ho idea di dove piazzarlo perché è enorme. Che poi tra l'altro oggi è successa una cosa incredibile con il corriere, perché aveva un pacco che era identico al mio. Solo che ovviamente la persona era un'altra, quindi mi ha consegnato il pacco di quest'altra persona. Io lo avevo aperto già, quindi ho detto madonna poverino. Cioè io ho praticamente rovinato il piacere di aprirsi. Io ho praticamente rovinato il piacere di aprirsi la collector da solo. Proprio gli ho rovinato tutto, il momento. Vabbè, alla fine avevo aperto soltanto la scatola della figure, quindi... Sì, la scala è inutilizzabile, trova qualcosa per poter salire su, ovvero il carretto. Sì, ma l'avevo visto che c'era il carretto, stavo semplicemente esplorando. Vabbè, alla fine la colpa è del corriere, non mia, quindi sti cazzi. Però gliel'ho detto, guarda, no, il tutto, c'è tutto dentro la scatola, quindi stai sereno. Gli ho detto c'è tutto dentro la scatola, gli ho detto ho semplicemente tolto qui lo scotch, però
Dopodiché basta, quindi solo questo. C'è anche da dire che lui effettivamente mi ha chiamato subito le cose giuste. Mi ha detto: ah, ma tu già hai aperto. Dice, l'hai già aperto il pacco. Ho detto: guarda, sì, in realtà sì. Però lo posso sistemare in realtà, perché non ho sfasciato scatola né resto. Quindi sarebbe stato un problema se avessi magari strappato tutto. Quello sarebbe stato un problema. Quello sarebbe stato un grosso problema. Invece la scatola era comunque perfetta. Non... Quindi diciamo che purtroppo questo tizio avrà, diciamo, avrà il pacco aperto, però non, diciamo, non in condizioni gravi. Cioè, nel senso, se è come me, è un collezionista, perché giustamente la collector, no? Quindi collector barra uguale collezionista, può comunque conservare, può comunque avere tutto sotto controllo, anche perché il gioco non l'avevo aperto. Quindi il gioco era ancora sigillato, era tutto perfetto. Quindi l'ho detto già 667 milioni di volte, ragazzi, vi ho fatto vedere anche gli screen. Non ne dico cifre, non parlo di cifre. Ma la potete cercare quanto costa la collector. Cioè, non mi piace parlare di cifre in live. Allora, saliamo. Minchia, di nuovo quei due pezzi di merda ci sono. E basta! Dai, era partita l'animazione sbagliata. Non ci credo. Guarda che fastidio con sti piedi che balzano a terra. Siamo nella caverna di Mitrile. Siamo dentro la caverna di Mitrile. Abbiamo appena passato la palude. Abbiamo combattuto il Midgazorm. C'è stata una scena particolare che abbiamo commentato. Che ho commentato. E ora siamo nella miniera di Mitrile. Pronti a dirigerci verso Junon. Dove tecnicamente dovremmo arrivare nella zona. Ecco, qui ora c'è la boss fight, perché c'è la panchina, quindi dovremmo essere nella zona quella che si vede nella demo. Solo che nella demo è stata modificata, mentre invece qui sarà diversa, come c'era scritto. Qui c'è la panchina, quindi ora ovviamente qui ci sarà la boss fight con Elena e Rude.
Ecco qua. それほどでもない。ここのところ働き詰めだったからな。少し休んでいるだけだ。それって憧れのバケーション。まあ、バケーション。うらやましい。いや、あいつは退屈してるぞ。それであいつどうします？ L'hanno cambiata un po' in viso Elena, perché prima era identica a Tifa nei trailer. Però su Ever Crisis secondo me è più bella fatta. Via le presentazioni. Avalanche. In ferie. Oh, eccoci qua. Che tra l'altro se riesco a fargli l'attacco, lui dovrebbe essere debole al vento. Sì, esatto. E abbiamo appreso anche l'attacco. Ecco lui che fa il tank. È un po' la stessa meccanica che c'è anche su Ever Crisis. Ed Elena ce la siamo tolti dalle palle. Questa c'era la, questa è la ex che c'era su DFO. Mi fai counter anche lui. Vedi, mi fai parry, mi fai counter anche lui. Bravo. Addio.
Eccolo, Forever Young. たちが始めた戦争だ。うちもいろいろあって状況が変わった。お前たちは賞金首だが、今後我々の邪魔をしなければ見逃してやる。エアリスをよろしく。イリナ。 Certo, queste frasi, qui ho anime incredibili. Diciamo che questa scena di Zeng che gli dice a Cloud prenditi cura di Eris fa sorridere un po'. Se sappiamo il rapporto, diciamo, tra Eris e Zeng. E tra l'altro Barrett come si muove agilmente con quel braccio a fucile. Sarà pesantissimo, tra l'altro. Oh no, ora devo comandare Barrett e Red, vero? Già. Cacchio. Esatto, intossicazione acuta da mago. Già, vedi? Ora qui dobbiamo utilizzare Barrett. Sì, che dobbiamo spaccare le cose come nel remake. Allora, dobbiamo sistemarli però adesso, allora. Almeno analizziamo le creature. Qua ci sarà l'arma per Red. Eccolo qua. Qua ci sono i budini. Ah, tra l'altro qui adesso dovrebbe esserci quello scontro che abbiamo visto anche nella demo. Con quel gigante di ghiaccio incredibile. Allora, analisi. Eccolo, sono vulnerabile al fuoco. Minchia, ne vuole due barre TB. Madonna mia, fortissimo. Bonus maestria, vedi, perché devo colpire almeno due nemici, quindi. Ah, però vedi, me li targhetta da solo.
Non è come nel remake che dovevo mirare io, vedi qua me li mira, lo so. Però ce ne sono tanti altri titoli che quest'anno in realtà mi interessano. C'è Yuden Chronicle che esce ad aprile praticamente. E c'è Rise of the Ronin che esce a fine marzo. Cioè, praticamente arrivano uno dopo l'altro. Poi, diciamo che altri titoli di quelli, diciamo, nuovi non mi interessano. Quindi ne approfitto in questo 2024 e recupero tutto ciò che dovevo recuperare gli altri anni. Infatti il 2024 per me è l'anno del recupero. Si recupereranno tutte le cose che ho lasciato in sospeso gli altri anni. E con ovviamente aggiunta, quando necessario, quando capita, di cose nuove. Perché ovviamente le cose nuove sono sempre cose nuove, però ci sono anche tante cose che devo recuperare e che devo necessariamente recuperare, quindi... Ma Dragon's Dogma non mi interessa semplicemente perché non sono un fan della saga. Cioè, è un giocone, è un gioco di Gesù Cristo. Però non sono un fan della saga, quindi preferisco concentrarmi su ciò di cui sono effettivamente competente. O dove posso mostrare la mia competenza. Mentre invece preferisco lasciare a chi di dovere, magari chi effettivamente... diciamo è fan della saga di Dragon's Dogma e lo riesce a trattare sicuramente meglio di me. Io non sono come altri streamer o comunque come altre persone che portano i giochi solo perché vanno di moda o solo perché sono i giochi del momento. Cioè, se io porto qualcosa sul mio canale è perché mi interessa e perché mi piace e soprattutto perché so di poterne parlare, perché altrimenti non ne parlerei. Cioè, sono cose che conosco, sono cose che so, posso saperle, cioè ovviamente può sempre esserci chi ne sa più di me, perché ovviamente c'è sempre il pesce più grande, come si suol dire. Ma questo non significa che... Questo non significa che però, cioè... Oddio, se è fatto... Cioè, questo non significa che io... Cioè, debba portare necessariamente le cose perché vanno di moda. Cioè, a me non mi è mai piaciuta questa cosa. Cioè, io quello che porto, quello che condivido su YouTube e su Twitch è quello che so. È quello che mi piace. È quello di cui sono appassionato, fine. Cioè, è abbastanza semplice per me il discorso. Poi è normale che, se ovviamente il mio fosse un lavoro serio, allora dici, giustamente, magari, che ne so, hai sponsorship, partnership, tutto quello che è, e allora sei costretto, tra virgolette, a portare determinati titoli, ma non mi interessa. L'ho detto, quest'anno mi interessano poche cose che rispecchiano i miei canoni. Ovviamente Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin e The Yuden Chronicles. Sono questi i tre titoli che... Per me quest'anno saranno appunto i titoli che devo assolutamente trattare sul canale. Poi tutto il resto è backlog, ovvero tutto ciò che dovevo recuperare dagli altri anni. E in più l'unica cosa che faremo quest'anno, che ho già comunicato, che comunque faremo quest'estate,
Sarà la perfect di Final Fantasy 8, che la voglio rifare. Che la voglio rifare bene. Come Dio comanda, perché finalmente ho una qualità decente per poterla tenere su YouTube, visto che quando feci ai tempi la perfect run di Final Fantasy 8 avevo una qualità scadente proprio a livello incredibile. Invece adesso finalmente che ho una qualità più che accettabile, la posso rifare come Dio comanda. Madonna, queste parti con tutti sti drop qui su PC, quando uscirà su PC, per chi non ha un PC buono, gli esplode tutto praticamente. Con tutti sti particellari qua così. I proiettili devo utilizzarli in una volta sola? No. Ah, ok, vedi, me li sta considerando lo stesso. Che mi sembrava strano, ho detto. Cioè, ha un conteggio di proiettili un po' strano sto fucile. Però ci sta. Sharpino, bentornato, grazie mille. Oh, che state facendo? Baretto! Baretto! そっちで足場を作れないか? Ora deve sparare lì al container. Gli ha tornato la battuta. Hanno 2000 kill. Ah, oddio. Addone. No, minchia. Ma lo stavo tenendo premuto, perché non me l'hai dato? Sono di infame. Ok. Vedi, questo è stato fatto per far preparare a chi ha il PC a comprarsi un PC della Madonna praticamente. Dice, ragazzi, compratevi un PC della Madonna perché qua. Ah no, ok, qui dobbiamo fare poi lo scambio, quindi non lo devo fare adesso. Lo devo fare dopo. Ok, ho capito come funziona. È un po' come l'enigma, quello che c'è su Star Rail, che devi far muovere i carri in un certo senso.
Cioè in un certo verso, anzi, più che altro. E da qua, scusa, non posso passare? Ah, forse è l'altro... Forse è da qua, eh? Vediamo. Scusa, qua dove mi porta? Vedi, qua col carretto poi non lo facciamo smuovere. Ah, vedi, no, qua c'è solo un forziere. Là ce n'è un altro, tra l'altro. Non l'avevo neanche visto. Vedi, da qua si vede. Però per fare il giro da quel lato, invece, da dove si va? Da qua, forse. Aspetta, fammi vedere, perché... No, invece vedi, forse è da qua sotto addirittura. Eh no, ma non credo, perché... Eh no, da qua non c'entra, qui è un vicolo cieco. No, mi sa che forse ci si può tornare dopo, bisogna si potesse, si deve fare il giro. Madonna, sembrano tipo di polisterolo ste pietre una volta che le hai spaccate. L'effetto è proprio quello del polisterolo, gli dai un calcio e iniziano a svolazzare. Best fisica forever. Tutta la strada. Poi era bello se si poteva spingere a pedate, tipo. E tipo Barrett gli caricava le pedate. Ecco, vedi, ora qua lo facciamo arrivare. Lo facciamo arrivare qua sotto. Qui cambiamo adesso il... Ecco. Ora qui continuiamo a spingere e lo portiamo là. Così lo spinge e il container fa cucù. Eccola. Arigato. Kaskatta. Hoshu. Wasurenna yo. Ok. Adesso bisogna capire solo come si deve andare a prendere quella materia. E penso... vedi? Ah, sono loro che mi aprono il cancello. Ah, ok, perfetto. Bello che Cloud guarda. Ed Eris che tipo apre la porta. Si stanno scambiando i 2000 kill tra di loro praticamente. Che prima li voleva Cloud. Da Cloud sono passati a Barrett. Da Barrett sono passati ad Eris. E si sono scambiati i soldi. Ecco, vedi, qui c'era il combattimento. Quello col golem. Quello che si vedeva nel trailer. Che io pensavo fosse la caverna di ghiaccio. E invece poi ho detto no, non può essere, perché i livelli, gli HP sono troppo bassi. Quindi probabilmente sarà uno scontro nella caverna di Mithril. E infatti avevo ragione. Perché dal trailer si vedono che gli HP sono bassi di Barrett e Red. Quindi ho detto è impossibile che sia la caverna di ghiaccio. Ho detto molto probabilmente sarà la grotta, la caverna di Mithril.
寝かしつけるのは父ちゃんに任せだ。 Ok, oddio. Ecco, vedi, ora si spacca la testa. E qui ora facciamo. Bel Perry, easy. Oh. Minchia, pure i rimbalzi mi fanno saltare. Ah, questi scoppiano. Eccolo qua. Che si è incazzato come un mostro. Spaccherei prima il braccio. Anche se in realtà se gli spacco la testa, ecco, vedi, lo mando in tensione. Ah, il braccio glielo ho spaccato. Benissimo. Vai di catastrofe, easy. No, si è ricostruito tutto. Tutta la schivata non è servita a un cazzo. Olè. Belle le abilità sinergiche, sono fighissime. Ti ribaltano completamente la partita se le usi nella maniera corretta. Mi piace questa cosa che hanno fatto, anche perché le barre sinergiche ti obbligano, tra virgolette, ad utilizzare tutti i membri del party, in modo tale da accumulare subito ATB e fare le tecniche, no? Quindi molto molto bella sta cosa. Mi piace un casino. Mi piace veramente un casino. Ah, era la scatola. C'è Barrett che praticamente ha l'aimbot. Cioè mira come uno con l'aimbot.
chiudiamo. Ah, no, non si può usare. Ah, si può usare. Ah no, Eris è riuscita ad aprire. Incredibile. Spiedina che è riuscita ad aprire. Così mingherlina, così piccolina. Ok. Oh, e finalmente siamo riusciti. Minchia. Non puoi allontanarti dagli altri. Tipo COD ti appare il messaggio. Torna indietro, soldato! ミスリル見つけて目がくらんじまってよ。の。ここもいつ崩れるかわからない。急いで出た方がいい。ああ。でも神羅に居場所を知られている。 Comunque dettagliatissimi i personaggi, mamma mia. シンナが邪魔するなら戦うしかねえ。クロマントの連中を追いかけよう。おそらくセフィロスとつながっている。 Più che altro sono curioso anche di vedere quando praticamente si alterneranno la storia di Cloud e la storia di Zack. Perché ricordiamoci che ci sono anche le parti con Zack. Cioè, non dimentichiamocelo, che c'è Zack che che deve prendere parte a questa storia. Cioè, noi per ora stiamo andando avanti, dice ok. Siamo su Rebirth, stiamo giocando qua. Dice ok, dice tutto quello che vuoi, però Madonna che fastidio sto attacco che battono i piedi. Niente, battono solo i piedi qua. Madonna mia, è la seconda volta che mi ha interrotto. Vabbè. Ok, abbiamo trovato probabilmente alcuni dei nemici più fastidiosi del gioco. Beh, il villaggio nativo di Zack è Gongaga, ma per quello che è la trama di Final Fantasy VII è un dettaglio irrilevante, perché comunque Zack noi lo stiamo lasciando ancora a Midgar. Cioè, noi ci siamo spostati da Midgar, lui invece ancora è rimasto lì. Quindi Madonna, ah ecco sì, questa è la zona della demo. Dove sono tutti in fila.
Ecco, non mi stupirebbe se ora qua cominciasse il capitolo 4, per esempio. Inoi mitai. あそこ行くのかな。神羅の要塞都市ジュノンタン。ジュノンタン。行こう。Sì, ma voglio il fort. Ecco, vedi, capitolo 4, me lo immaginavo. Perché vedi, loro i capitoli è come se li dividessero. E infatti ora siamo Esper Fenice, tutta la mappa per l'esplorazione di Fenice. Esatto, vedi, ora qua ci sono tutta la parte esplorativa di Junon. Ora c'è tutta la parte esplorativa di Junon. Abbiamo fatto quella di Midgar. Ecco, ora abbiamo tutta la parte esplorativa di Junon. Junon. E c'è tutta la sequenza di Priscilla che inizia a urlare, inizia a fare aiuto! Ah! Sono una bambina speciale. Vedi? Questa è tutta la parte che abbiamo visto nella demo, nella seconda parte della demo, che è dove finiva la demo, poi il combattimento contro il boss. Ecco qua. Questa ci dice che siamo ricercati. Sotto Matte. Kino ataranai mura Andajuno e yōkoso. Watashi wa Rodona, Sonchō ken keibi shūnin da. しようかね。当たりだったら10万ギルだ。悪いけどよ、諦めてくれ。うん。エアリスだね。あんたは50万ギル。え、すごい。すごい。でもね。見て見ぬふりは得意なんだ。通報はしないよ。罠じゃねえだろうな。この村の歴史を知ればそうじゃないってことがわかるさ。気に入らないなら出て行きな。宿はあっち。カンコドリが鳴いている。好きに過ごすといい。黒いマントを着た連中は来なかったか。見てないね。黒いスーツなら来たけどさ。男2人、女1人。イトックス。あのエレベーターで上に行ったよ。ほほほ。何を考えているんだい。知ってるだろうけど、上は神羅の要塞都市ジュノ。エレベーターは神羅関係者専用だ。上で何かあるらしくて。警備が強化されてね。兵士たちもピリピリしてる。何かやらかして村を巻き込んだら私が許さないよ。
E ora qui spunta Priscilla che inizia a urlare come una pazza. Ah no. Forse non subito. この地方から離れるなら私の知る限り海に出るか空を行くしかない。そうだな。手分けして情報を集めよう。ここで船が手に入るかどうか他の移動ルートのこと見失ったクロマントの行方も気になる。終わったらお宿に集合。ああ、ecco, vedi? Forse c'è un nuovo giocatore di Regina Rossa giù non bassa. Ah, yeah. E quindi dobbiamo giocare a giù non bassa. Oh, il fotografo. Mata uai shimashita ne. Dewa, yōsai toshi o miyage nagara kinen ni ichimai. Quello che Claudio si mette in posa, si va a fare le foto tipo i cosplayer. アンダージュノンは興味深いですね。特にあの恐ろしくも美しい海の色、海底マコーロの影響なのでしょうか。撮影して残しておく価値がありそうです。他にも面白そうな被写体があったらまた教えてくださいね。Ecco. Luoghi da fotografare. Fortuna che ci possiamo arrivare velocemente col teleport, così non c'è problema. Allora, libreria. Oh, manuale ampliato a livello 4. Perché ovviamente il livello squadra ora è livello 4. Però punti ancora non ne abbiamo a sufficienza. Quindi va bene così. Eh sì, purtroppo sì. Allora, lì c'è una side quest da fare che andremo a fare dopo. Poi qui c'è l'armeria. Oddio, l'armeria... Non so se voglio comprare armi o cose, perché potrei anche trovarle. Niente, sei inutile. Oh, livello 3 giocatore di carte. Attenzione. Ah, Chadley, eccolo. Perfetto. Così posso fare le sfide. Cosa sarà? E il nostro amico Rufus che si fa la festa. Allora, tecnicamente noi qui cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto accettare la side quest, giocare a carte col tizio e andare nel luogo della fotografia e poi fare le sfide di Chadley. E che credo che ora poi il team si sia diviso, giusto? Perché noi qua ok, così qua poi posso fare Fort Condor e buonanotte a tutti. Allora, salviamo. Ok, boh, ce l'abbiamo fatta. Maratona finita, basta, sono distrutto, me ne vado a letto. Addio.